Bill Cut. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Inter for Passion. Anche oggi in collegamento telefonico abbiamo il mitico Simone. Vai Simone, tutto per te. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti tutti quanti. Allora Simone, oggi ci abbiamo qualcosa da dire, vero? Noi abbiamo tanto da dire, tanto, ma a cominciare dagli haters che ci vengono a visitare il canale, finalmente. No, adesso arrivano, ma poi dopo è una cosa che di conseguenza fa piacere a tutti, perché vuol dire che noi stiamo dando un servizio, qualche cosa che può far piacere al pubblico, ma anche che può comunque dare un qualcosa in più. Siamo in tanti interisti, siamo tutti della stessa fede, la cosa più importante è quella di poter unire le forze e fare qualcosa per la nostra squadra. Sì, ma poi tra l'altro oggi ho notato una cosa, no? Facendo un giro su YouTube, sui vari canali interisti, perché seguo solo quelli, gli altri non li seguo proprio, ho notato che parecchi juventini stavano a commentare proprio, a darci dei pagliacci a noi. No? Si sentono un po' offesi, diciamo, perché il nostro presidente ha chiamato pagliaccio il presidente di Lega, ma se non hanno collegamenti col presidente di Lega, perché si offendono loro direttamente? Guarda, questa è un'ottima domanda. Il fatto è che il nostro presidente è molto giovane, questo bisogna dirlo. Molto giovane vuol dire essere anche un po' irriverenti, uscire fuori dagli schemi. Non per forza un ragazzo che ha i miliardi in mano o in tasca deve per forza essere trattenuto nelle situazioni. Io credo che comunque c'è un uomo dietro al, diciamo, alla sagoma interista, nonché la persona che è il nostro presidente. Quindi bisogna anche rispettare anche questa cosa. Poi non credo che i cinesi, rispetto ad altre popolazioni, tra cui anche noi italiani, molto discutibili a volte, non faccia una cosa se non è calcolata. Io credo che sia molto calcolata. Certo. Soprattutto perché poi è anche il presidente di una squadra importante, con una nome importante. Ma è importante. Quindi anche dicevo, sì. È importante anche il fatto che lo ha fatto a titolo personale, perché avrebbe potuto usare tranquillamente i social della squadra, della società, ma l'ha fatto dal suo social, quindi ha fatto un attacco personale alla persona che rappresenta la Lega. Guarda, io non giustifico come sia fatto e quale mezzo sia utilizzato, anche perché comunque bisogna dire una cosa, il mezzo che utilizza è comunque un social media, lui è una persona popolare, quindi pubblica, non per niente, anche se utilizzasse un social, diciamo, un po' più aziendale, non cambierebbe nulla, perché comunque si tratta di una persona che è seguita da milioni di persone. Detto questo, ha utilizzato un suo account, ma comunque ha detto quello che voleva dire in termini molto plateali. Su certe cose posso essere d'accordo, su altre no, anche perché ho 37 anni, non ne ho 23 o 25 quanti ne ha lui, adesso non mi ricordo. Quindi la testa cambia nel tempo, ma questo è una cosa normale, un'evoluzione. Sì. Quindi non, magari posso essere non d'accordo per la forma, ok? O per il modo nello specifico. Sì, effettivamente. Ma devo dire che lui ha fatto capire in modo retorico, che nessuno ha colto, quello che c'è di strano in questa situazione. Quindi le sue parole non erano tanto contro quella persona, ma era per far capire a tutti quanti il problema che c'è in Italia. E nessuno ha compreso, tutti hanno letto solamente quello che voleva o che c'era scritto in quel momento. Invece il problema è molto più profondo, più intrinseco di quello che si pensa. Ma infatti io l'unica cosa che non condivido, diciamo, del messaggio di ieri del nostro presidente è che l'ha scritto in inglese. Se lo scriveva in italiano forse i giornalisti lo capivano meglio. Sì, è vero, è vero. Il problema è che la maggior parte dei giornalisti si fonda momentaneamente nel nuovo, diciamo, millennio delle nuovi social media, su quello che accade all'interno di questi strumenti. Prima c'era il discorso di fare il giornalista, adesso c'è il giornalaio che lavora su discorsi che sono stati fatti da altri. Purtroppo, ma per bene,
ci sono anche delle situazioni che vanno oltre a quello che può essere studiato. E in questi social media, in maniera molto anche a volte vantaggioso, c'è la possibilità di capire che cosa succede in tutto il mondo, quindi dovrebbe essere un'arma positiva. I giornalisti a volte lo utilizzano in maniera negativa, prendono quello che devono prendere e in modo anche, utilizzando il francesismo, sputtano quello che è il concetto reale di una situazione che dovrebbe essere comunque compresa. Io credo che lui abbia utilizzato dei modi sbagliati, magari, perché comunque non è corretto come persona che ha in alto in un'azienda dire certe cose, però se l'ha detto è perché c'è un motivo e soprattutto non è stato letto quello che voleva dire effettivamente. Questo è il grande errore che si fa in Italia, cioè basarsi su quelli che sono a volte i presupposti ma non quello che è la realtà. Ma è anche vero che ci voleva qualcuno che finalmente dicesse certe cose, perché non ce la facciamo più. Ci voleva. Perché noi abbiamo un presidente che finalmente si è accorto anche su quelli che erano i valori, o di conseguenza quello che era la trasmissione dell'umore piano, che era forse anche troppo cuore e a volte anche molta stupidaggine su certe situazioni, ma questo ha compreso finalmente dopo anni che cos'è l'interismo e sta cercando di comprendere anche quale sia il cuore del nero azzurro, non solo la parte economica. Secondo me non ha sbagliato, ha errato, ma non ha sbagliato. Sì. Comunque c'è da dire, ci sono anche altre notizie oggi. Ho certo. sentito che in Spagna il ministro spagnolo ha dichiarato pubblicamente che sia la partita con l'Atalanta, Valencia-Atalanta, che Getafe-Inter si disputeranno a porte chiuse per una questione di sicurezza pubblica. Sì, ormai la sicurezza pubblica è diventato il capo espiatorio di tutto quanto. Io parlando proprio genericamente come farebbe un padre, ho una figlia che non va a scuola perché c'è una situazione strana e quindi di pubblico dominio, che è questo del coronavirus, e quindi non può farlo. E quindi c'è una legge che dice stiamo sospesi fino al... Perché questo non accade nel calcio? Perché si giocano partite e altre si giocano e viceversa? Il tempo è quello che riguarda queste situazioni sospese. Allora, l'Europa decide con una regolamentazione di poter far giocare le partite a porte chiuse, però lo fa. Certo. E dicono anche che la conseguenza di tutto ciò è economica, ovviamente, però lo fa. La cosa giusta, secondo il punto di vista, è una via di mezzo, non sarà mai possibile, ma in questo momento diciamo che quello che sta facendo l'Europa non è sbagliato, può avere delle ripercussioni, però secondo me è la cosa più giusta in una situazione che comunque obbliga tutti quanti a stare in allerta. Certo, è un po' come l'incongruenza che abbiamo in Italia, dove le scuole in Piemonte stanno chiuse, però la semifinale di ritorno Juventus-Milan si giocherà a porte aperte. Sì, questa è un'incongruenza a livello storico, nel senso che poi fa comprendere alla gente di potersi lamentare, e a volte è giusto certo. anche lamentarsi, ma bisogna arrivare nei piani alti, non poter parlare così da bar, perché non serve a niente. Juventus-Milan deve essere giocata, punto di domanda, porte chiuse, porte aperte? No, deve essere giocata, perché il calcio non può fermarsi su determinate cose che non sono chiare, ma in questo caso se si vuole far giocare si deve fare sotto certi aspetti che sono oltre quelli sportivi, anche di regolamenti che devono essere molto chiari. A volte questa cosa in Italia non lo è, ed è quello che sta capitando nel nostro paese, situazioni non chiare che portano poi a dissidi fra le tifoserie, e già ci sono dei dissidi tra tifoserie che sono molto avanzati nell'arco del tempo e che creano comunque dei dissidi che vanno oltre a certo. quello che è la normale situazione. Giusto o sbagliato, non siamo né io né te né nessuno, non possiamo dire quale sia la cosa giusta o sbagliata, però non deve esserci un porte aperte per una partita dopo 3-4 giorni che c'è stato un caos allucinante, e poi far giocare l'Inter a porte
porte chiuse o viceversa, e poi decidere che il lunedì si gioca una partita quando momentaneamente era stata sospesa e mi è andata a maggio. C'è troppo caos, e questo caos, secondo me, creerà una situazione che farà sospendere, io l'ho ripetuto anche l'altra volta, che potrebbe far sospendere un campionato che ormai ha liberato. Certo, anche perché sarebbe come dire che in Piemonte il virus cammina a giorni alterni, come per le targhe delle Esatto. macchine. Cioè, non ha senso, cioè, è una cosa che non ha senso. Poi ripeto, io non voglio mettere, non voglio discutere il problema, perché il problema evidentemente ci sarà. Questo virus si contagia facilmente. Poi se è letale o meno, non sono io a doverlo dire, non sono un virologo, faccio il commercialista, posso fare 2 più 2, ma non posso fare, non posso discutere la pericolosità o meno di un virus. Certo è che si diffonde velocemente come un virus influenzale. Allora io mi domando, se le scuole le tengono chiuse per precauzione, come credo sia giusto che sia, no? Lo stadio è pure un punto di ritrovo dove la possibilità di contagio è molto alta. No. Adesso al di là che si debbano giocare loro, noi, cioè noi non abbiamo avuto problemi a giocare la partita di Europa League a porte chiuse. Esatto. Cioè, voglio dire, che problema c'è? Non abbiamo avuto problemi, ma a parte che su questo discorso potremmo aprire un libro infinito, perché poi cerchiamo di capirci. La situazione italiana è un caos, ma perché c'è dietro, diciamo, attualmente un governo che comunque non è all'altezza. Questo è secondo il mio punto di vista, non secondo il punto di vista globale. Per altre persone potrebbe essere differente la cosa, ma ci sono delle situazioni, come dico, non chiare, e la chiarezza in questo momento chi la può dare? La dovrebbe dare, prendersi la responsabilità, qui mi attacco al discorso di Zhang, delle persone che dovrebbero fare questo di mestiere, perché se io la mattina non faccio il mio mestiere, non mi portano avanti in contratto. Qua sembra che in Italia ogni persona che sta in un determinato ruolo possa fare tantissimi errori. Quindi, per non aprire un dibattito infinito, dico, se dobbiamo regolamentare una situazione che è alterata, lo facciamo per tutto quanto quello che riguarda la salute. Certo. Quindi, come dicono gli enti, dagli sport alle possibilità di aggregazione. Come fanno in Svizzera, dove solo 1.000 persone, e sotto le 1.000 persone possono stare aggregate, sopra non possono, e quindi sospendono tutte le situazioni che siano sportive e quant'altro. Cioè, o ci adeguiamo a una regola, oppure non stiamo in Italia come facciamo di solito, che poi andiamo dalla D'Urso a fare questo, a creare dibattiti sul nulla che vanno avanti solo per fare audience. Ora, in questo momento mi sembra che stiamo facendo audience su una cosa Sulla che è la salute della salute delle gente. persone. Esatto, facciamo audience sulla salute della gente. Va bene, comunque Esatto. chiudiamo la parentesi coronavirus, no? Di qualche ora fa, qualche ora fa c'è questa lettera mandata da Marotta alla Lega e a tutte le società di calcio. Cosa ne pensi? Allora, Marotta ha detto il suo pensiero, come l'avrebbe detto qualsiasi altro dirigente sportivo di una squadra avversaria fosse stata nella nostra situazione. Quindi, discutibile o no, quello che lui ha detto è la realtà. Vogliamo giocare le partite che stanno sul calendario, visto che è inerente a una situazione che è sempre la stessa, non riguarda più situazioni differenti. Parliamo del coronavirus, perché è questo che ha creato una situazione che ci ha portato a spostare il calendario. Visto che si tratta della stessa cosa, allora cerchiamo di usare un metodo conforme. Giochiamo la prima partita sospesa e andiamo avanti. Secondo una logica è anche corretto, secondo la disponibilità delle persone non credo che sia attuabile. Non ha detto una cosa sbagliata, ha detto una cosa giusta, però credo che ci siano delle grosse difficoltà a far digerire tutto questo a una lega sempre più allo sbando. Detto questo, credo,
e spero che si arrivi a una via di mezzo, perché se ci impuntiamo, come sta facendo anche giustamente l'Inter, ma come vedi non prendo una posizione su questa cosa perché vorrei che fosse disputato un campionato correttamente, cosa che non lo è. Non lo è. Se dovessimo prendere una posizione, spero che ci sia una via di mezzo, che ci sia qualcuno che voglia, e per qualcuno intendo dall'altra parte, chi ci venga incontro in questa situazione, perché ormai tutti vogliono aiutare l'Inter in questo percorso, però nessuno che si fa veramente avanti, e stiamo combattendo come al solito contro tutte e tutti, com'è la Come nostra sempre. storia. Vorrei che ci fosse un po' di equità, che ci sia qualcuno che dicesse: sono qui perché vogliamo tutti avere in modo corretto un campionato che finisca o che arrivi a un punto stabile, per cui poi se dobbiamo sospenderlo, sospendiamo, perché tutti abbiamo giocato 30 giornate, perfetto. Certo. In questo caso non è chiaro nulla. E il No, non è fatto che chiaro nulla. continuiamo a parlarne giorno per giorno identifica il nostro paese come al momento allo sbando, sia sul lato quello di salute, sia sul lato quello di comunicazione. Certo. Ah, del resto poi alla fine l'Inter sta chiedendo l'applicazione del regolamento, niente di più. Sta dicendo Sì, esatto. semplicemente noi dobbiamo, prima di recuperare Inter-Juventus, abbiamo da recuperare Inter-Sampdoria. E il regolamento prevede questo. Sì, infatti, come dovrebbero poi richiedere anche le altre squadre che sono state penalizzate e non hanno Esatto. fatto. E mi Esatto. sembra una cosa giusta, anche perché parliamo della stessa cosa. Non parliamo di situazioni differenti dove vengono da, diciamo, partite un po' in Europa, un po' in Italia, un po' perché c'è un motivo, perché c'è un altro. Parliamo sempre dello stesso discorso. Bisognerebbe disputarlo in modo equo e continuativo. Anche perché in Certo. questo momento non è che ci stiamo facendo del bene a dire giochiamo prima l'Inter Sampdoria, perché io vorrei giocare prima la Juve Sì, però per dare seguito. il discorso Però mi fila. sembra una cosa corretta. Il discorso fila perché se io vado ad incontrare vado ad incontrare la Juve con una partita in meno, comunque sia sto a tot punti di distacco. Magari affrontando giustamente, come dice il regolamento, prima la Sampdoria ci arrivo con meno punti di distacco e quindi affronto la Sì, con una gara convinzione differente, con come una quella che doveva convinzione essere fin differente. dall'inizio. Con una convinzione. Esatto. Cioè, è Anche perché la diverso. Juve l'ha giocata quella partita. Appunto, cioè noi abbiamo una partita in meno rispetto alla Juve. Rispetto alla Juve, sì, rispetto alla Lazio ed altre due, Rispetto ad altre ne abbiamo eccetera, due. eccetera. E Lo so, rischiamo di avere la esatto. terza perché non credo che se dovessero giocare a Torino a porte aperte in campionato questa settimana noi giochiamo Inter-Sassuolo. Adesso vedremo cosa succederà martedì, domani nel mercoledì, sì, domani, Consiglio di Lega, ma io credo che difficilmente si arriverà a un accordo. Ma io non so nemmeno se si giocherà questa partita Juve-Milan, non riesco a comprendere. Non riesco a comprendere se si andrà avanti, se le partite di Coppa saranno. Cioè, c'è talmente tanta confusione che siamo tutti sul chi va là, perché può essere benissimo ormai che la mattina del giorno stesso ci blocchino la partita. Quindi c'è talmente tanto senso di disprezzo su quello che è la gestione, perché è realmente così, che abbiamo paura di qualsiasi cosa. Io credo che non si giocherà la partita col Sassuolo. La Coppa si giocherà e poi si andrà direttamente nell'Europa League. È una situazione un po' contorta. Avremmo tre partite da recuperare, ma non ce la faremo a recuperarle queste tre Ma partite. maggio sarà un caos per noi. Io non so come faremo. A meno che non usciamo dalla Coppa Italia o dall'Europa League, sarà un problema. Sarà un problema, infatti, come detto l'altro giorno, dovremmo puntare, secondo me, su quello che è la nostra possibilità, che ormai è l'Europa League, e ovviamente abbiamo la disponibilità del ritorno con il Napoli, non sarà facile, ma possiamo farcela. Io credo, dopo le parole di Conte di oggi, che lui voglia puntare ancora su questo benedetto scudetto e continui ad insistere. Se lui ha tutta questa, nel modo positivo lo dico, arroganza, vuol dire che lui crede nei giocatori. Sì, Non è una cosa sbagliata, l'ha fatto anche Mourinho, se vi ricordate, al tempo, e se ti ricordi anche tu, Luigi, l'ha certo. fatto Mourinho spaccando tutto per portarci
arrivarci alla fine, anche con tante difficoltà. Io credo che si possa poter puntare, diciamo, sulle competizioni che sono a noi esterne a questa situazione complicata. Sono pienamente d'accordo. Simone, abbiamo sforato i 20 minuti, quindi direi che possiamo salutare e ricordare a tutti che abbiamo tutti i social in descrizione. Se volete condividere il video ci fa molto piacere, se vi iscrivete ai social ci fa molto piacere, se non vi iscrivete e non condividete fate come volete. Ci vediamo al prossimo video di Inter4 Passion. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.